Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo attesissimo video, perché oggi finalmente è quel giorno del quale vi parlo da un po' di tempo, ovvero è oggi che c'è il raduno tra youtuber con relativo giro alla diga del Mulato. L'appuntamento era per le 2 qua a Broni, sono le 2.05, sono anche in ritardo e sono anche quello di casa. Buongiorno! Buongiorno a tutti! La famosa giornata. Cosa è successo per bene? Cioè, la vostra intenzione qual era? Adesso state andando! Sto degenerando troppo. Non riesco a non ridere. Andiamo a recuperare Unirider, o va Marco a recuperare Unirider, che è arrivato con 1:50 di ritardo, penso un record. Sì, ho capito dov'è forse, andiamo. E non si è capito dov'è Unirider, quindi è stata presa la decisione unanime di andare e gli scriviamo di venire alla diga. E se guardi questo video Uni mi dispiace, però io ci ho provato ad aspettare, però effettivamente dopo 2 ore va un po' per le lunghe, poi non riusciamo a trovarci, quindi facciamo che ci vediamo in diga. E tanto è mezz'ora da qua, però comincia a farsi un po' tardi. E il giro ha finalmente inizio ufficialmente, tutti dietro, velocità codice in questo tratto. Infatti ci sono giù un po' di Velox, quelle cose di plastica arancioni, che poi non sarebbero Velox per chi l'ha chiesto, ma ci vuole la macchinetta dentro, quella municipale a un tot di chilometri per fare le multe, quindi diciamo che la maggior parte delle volte sono vuoti, però meglio non rischiare, perché quando pensi che sono vuote è proprio lì che ti fregano. In questo video chiaramente parlerò meno del solito, perché sarà più un video come i primi che ho caricato. Preferisco fare un tipo di video appunto più vlog stile viaggio, che non appunto parlando tutto il tempo. E spero vi piaccia. Da qua il pezzo bello finisce e inizia quello brutto. È un po' un incubo, guardate la strada come è messa, qua c'è da andare veramente piano. Il meglio di questa strada è che ad arrivare nel primo tratto puoi ancora andare un po' veloce. Poi c'è questo tratto qua che è veramente
messo male, devi un po' rallentare. Dopodiché inizia il tratto quello bello della discesa. Sto sempre io davanti, quindi vedrete poco loro se non quando mi giro, perché io comunque, appunto, ripeto, apro io la pista, diciamo, conosco io la strada, e quindi detto io un po' la velocità, che qua è meglio lasciare bassa. Siamo in cima, adesso inizia la discesa. Prego, inizia il pezzo bello. Ovviamente, ragazzi, è una strada comunque di campagna, quindi non è che uno può tirare quanto vuole. Sono cagato tutto il tempo con te. Gli altri li abbiamo persi. Li abbiamo persi, dai. Quindi il dilemma è: siamo bravi noi o sono lenti noi? Ma siamo bravi noi. Io avevo detto nel video, arriverà ultimo Matteo, e infatti è arrivato ultimo Matteo. Tu paghi il caffè, Teo. Paga? L'avevo detto che era Matteo che eravamo ultimo. E siamo arrivati in diga. Guardate che bello, c'è anche più acqua del solito. Appena piovuto. Che bello, ragazzi, e ora dopo il giro torniamo a casa prendendo un'altra strada, questa volta una un po' meno messa male, quindi proseguiremo da quella parte, ci sono un po' di curve, quindi ci divertiremo un po', che all'andata era un po' messo male la strada, avete visto, c'era un po' di
terra in giro, quindi più di tanto non si poteva andare. C'è sempre una pace incredibile. E questo qua è uno dei posti più belli, secondo me, della provincia di Pavia. E arrivarci non è così difficile. Comunque adesso ci avviamo. Il ritorno, vabbè, non ve lo faccio vedere. Spero che il video vi sia piaciuto. Poi vedrete anche quello degli altri youtuber, di loro davanti. Se così fosse, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale YouTube e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! E andiamo al ritorno. Abbiamo un pezzo un po' tirato.
lupo, ragazzi. I said I'm moving too far.